Gli anni 70 sono tornati prepotentemente di moda anche nel mondo delle due ruote ed ecco Suzuki SV650X, ve l'avevo già fatta vedere ad EICMA in occasione della Fiera di Milano 2017, ora è il turno di provarla dal vivo e tra l'altro di scoprire anche una piacevole sorpresa, SV650X TER, c'è un trattino di mezzo, il nome richiama il mondo hipster ovviamente ed è una versione più curata, una limited edition per il mercato italiano che sarà disponibile in realtà ad un prezzo leggermente più alto. Ma se aspettate un attimo vi spiego tutto, come va la SV650X e quali sono le caratteristiche di questa versione speciale. Ve la ricordate la SV650? Bene, qui cambiano solo i semimanubri o quasi. Particolare di poco conto, direte voi. In realtà due pezzi diversi possono fare una gran differenza su una moto. Qui ad esempio cambia la triangolazione, sella, manubrio, pedane. Stesso telaio, nuovo cupolino e voilà! Eccovi una Cafe Racer dal giusto compromesso tra guida sportiva e facilità. Facile perché sotto resta la stessa. Il bicilindrico da 76 cavalli e 64 Nm ha ormai estimatori in tutto il mondo. Lo conosciamo bene. Generoso in città e nel misto stretto, ma dolce nell'erogazione, faticando solamente in autostrada. Non perché non arrivi alle velocità da codice, ma piuttosto perché qui gira molto alto e quindi consuma di più. Cafe Racer però non significa attingere completamente dal passato. Il presente qui è presente con Easy Start, che avvia il motore al volo con una rapida pressione del tasto. E Low RPM Assist che alza al minimo il rilascio, evita lo spegnimento accidentale e salva i principianti dal trovarsi sbilanciati senza il supporto del motore. Considerata la presenza della recensione della SV650, la trovate sul canale, mi limiterò alle differenze. Intanto le nuove quote della triangolazione rendono bene la sensazione sportiva senza affaticare, una delle Cafe Racer più leggere sui polsi e più eretta nella posizione che consente di adottare. Davanti la manovrabilità in città decresce leggermente, ma resta buono in valore assoluto nel segmento. Per intenderci è enormemente più facile della R9T e di alcune sue colleghe e sterza comunque in poco spazio. Sella morbida, ben imbottita nonostante la forma più stretta e un affascinante cupolino che protegge dalle turbolenze per quanto possibile dalle sue dimensioni, cioè zero. L'autostrada comunque non si soffre troppo, i semimanubri ci danno più feeling tra le curve, ci si diverte e tanto, anche se i cavalli sono pochini. D'altronde la coppia in basso sempre disponibile spinge bene anche tra le curva in salita, i 198 kg di questo modello. Tra le novità c'è la forcella, regolabile nel precarico, come il posteriore, i particolari estetici, tra prese d'aria nel cupolino e grafiche retro, e il serbatoio maggiorato, ora sono 14.5 litri. Resta il ricco cruscotto digitale e restano i freni con manopola regolabile e i soliti dischi da 2,90 con ABS. Certo, avete solo due pistoncini, ma tutto sommato la frenata è buona, si soffre solo quando si surriscalda tanto l'impianto e c'è il solito attacco morbido che avvantaggia i principianti, ma che, ormai lo saprete bene, a me non piace. Cambio preciso abbastanza rapido, va in crisi solo al limite, telaio stabile in autostrada e assetto che dà qualche piccolissimo problema sulle sconnessioni in piega dove si saltella leggermente. Difetti, se considerate il prezzo non ci si può lamentare neanche del fatto che si tratta di un progetto vecchiotto, d'altronde è ancora valido. Diciamocelo, la SV la comprate per il telaio e per il motore, non certo per la telescopica ad esempio. Vecchia concettualmente, ma in realtà settata per dare il meglio considerando la tecnologia che monta. Il resto ha sì cadute di stile, ma la Xter compensa con le sue chicche, specchietti e frecce di Walter Moto e lo scarico di fresco. L'unico problema è proprio quello degli specchietti. Ci ho messo 15 km di guida in città a regolarli in una posizione accettabile, che comunque non era lo stesso quella ideale. Mio consiglio, questa costa poco di più rispetto all'SV650X, ma a questo prezzo, a qualche centinaio di euro in più, avrete una moto che vi cambia lo scarico, ve ne mette uno particolare, soprattutto doppio tromboncino, ancora più in tema con
con il look di questa Cafe Racer, con il look Cafe Racer in generale, e soprattutto va a cambiare le frecce, vi mette quella LED piccole, carine, meno ingombranti di quelle del modello originale, che purtroppo per risparmiare qualcosina ci mantiene un tipo di indicatore di direzione un po' vecchiotto, un po' forse troppo anni 90. Dalla sella di questa SV650 Xter vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete fatto, attivate la notifica per avere tutti gli avvisi sui nuovi video, lasciate un like se il video vi è piaciuto e se avete domande ovviamente lo spazio per i commenti è a vostra disposizione. Luigi Melita per HD Motori.